Ciao a tutti, è da un po' che non ci vediamo e non potevo arrivare, non dico a mani vuote perché non accade mai, però con un prodotto un po' banale o una cosa via di mezzo. Per questo vi parlo di Z6-3. So che ne avete già viste di ogni, l'avete letta, vista spesso ultimamente, ma insomma voglio farlo anch'io. È una macchina fantastica, senza mezzi termini. Poi lo sapete che io sono molto entusiasta dei prodotti che mi mandano e ogni prodotto, non, perché non me li mandano tutti in realtà, io scelgo un po'. E questo era un prodotto che assolutamente volevo provare. In realtà l'avevo già vista alla presentazione ufficiale a Milano, in studio, l'avevo provata un paio d'ore. Mi ero già fatto un'idea, però chiaramente poi utilizzarla per 10 giorni cambia un po' le prospettive o comunque fa sì che il prodotto che ti arrivi sia abbastanza definitivo, e infatti questa lo è. Partiamo subito col dire che Nikon finalmente entra con cognizione di causa in un segmento che le mancava, perché questa è una tuttofare professionale. Poi il termine tuttofare è forse vogliamo un retaggio del passato, nel senso che intendiamo le 24 megapixel full frame che sono in grado di fare tante cose. Lei però è veramente una professionale, nel senso che per un certo segmento di pubblico, anzi per tutto il pubblico, sia che voi siate un fotografo, sia che voi siate un videomaker, sia che voi siete un content creator, questa macchina è praticamente perfetta perché ha praticamente tutto. Cosa che invece non era accaduta con Z6-2, stiamo parlando di un modello che ha 3 anni ormai, 3-4 anni fa, però già al momento del lancio non era perfetta. Poi non era una macchina brutta, non era una macchina pessima, però le mancavano tante cosine. E soprattutto guardando alla concorrenza, perché se togliamo Fujifilm perché è APS e teniamo Canon e Sony, ecco, loro hanno una lineup estremamente completa, fatta di professionale, tuttofare, che poi possono essere quelle ad alta risoluzione, poco cambia, però avevano una distinzione di prodotto. Nikon ancora no, e con questa colma un gap, ma non solo va a colmare un gap allineandosi agli altri, li supera. E sto parlando, prendendo a paragone due macchine come EOS R6 Mark II e Alpha 7 IV, macchine fantastiche, attenzione, macchine fantastiche, ma che però hanno un tot di anni sulle spalle, mentre invece lei è nuova. E Alpha 7 IV l'ho definita la tuttofare perfetta 3 anni fa quando uscì, e assolutamente confermo quanto ho detto 3 anni fa, però è ovvio che oggi, 2024, i termini di paragone cambiano completamente. Questa è una macchina fotografica a tutto tondo, è una macchina fotografica incredibilmente veloce ed è una macchina fotografica in grado di darvi l'esperienza video che vi può dare una moderna Lumix GH7, con il pregio che questa è full frame e non è micro 4 terzi, quindi capite che è una vera e propria ibrida. Insomma, Nikon ultimamente non ne sta sbagliando una. Z9, Z8 e ci metto dentro anche ZF, perché io so che a molti non è piaciuta e la considerano una macchina scomoda, fatta per essere acquistata e attirare quel pubblico un po' così, però in realtà è una macchina fantastica e ben strutturata per quello che deve fare, per quello che deve ricordare, quindi ce ne metto dentro anche ZF. E ora Z6-3, e già al tempo io quando uscì ZF, provai ZF, mi dissi ok, Z6-3 probabilmente sarà una versione moderna di ZF, bene ma non benissimo. In realtà cambia tutto, non c'entra nulla con ZF, e questa è una cosa fantastica. Se tanto mi dà tanto, ora la Z7 quasi non ha più ragione d'esistere, a meno che Nikon non tiri fuori un sensore da 90-100 megapixel, però questo è un altro argomento, non ci pensiamo ora. Parliamo di Z6-3. Allora, il mio primo impatto, e non dico con la fotocamera in mano, dico al primo impatto quando ho saputo in anteprima che sarebbe uscita, mi hanno mandato le specifiche, è stato di perplessità. Perché? Perché aveva un sensore che Nikon chiama parzialmente stacked. In realtà, perché ero perplesso? Perché le vie di mezzo non piacciono a nessuno, a me non piacciono. Non avrebbe probabilmente, nella mia testa, non avrebbe accontentato il professionista esigente perché troppo poco, e non avrebbe accontentato neanche il fotoamatore perché forse troppo tanto.
passatemi il termine. In realtà è proprio il suo punto di forza, e questa cosa, di questa cosa ci si accorge quando poi si prova la macchina. Come funziona? Nikon non c'è stata tanto a spiegare come funziona un sensore parzialmente stacked, però nelle immagini si vede come è strutturato. Il sensore stacked è sostanzialmente fatto di tre strati, di cui due attaccati insieme, se vogliamo. Primo strato, quello sensibile, fotodiodi; secondo, circuiteria, alla quale è agganciato il terzo, che è la memoria di RAM, che è quella che gestisce il buffer fondamentalmente. Qua la circuiteria in realtà non è sotto, ma è esattamente sopra e sotto il primo strato fotosensibile, lasciando la memoria di RAM al secondo strato. Questo fa sì, per Nikon, ma vi assicuro che è così davvero, perché poi quando la provate capite, che si riesca a mantenere la stessa velocità di lettura e scrittura del file e di lettura e scrittura del sensore delle ammiraglie Z8 e Z9, contenendo però i costi. Ed effettivamente così. Sensori stacked solitamente sono riservati alle super professionali, quindi Z8 e Z9 per Nikon, e per gli altri brand comunque quelle top di gamma. Perché? Perché il prezzo di un sensore stacked è molto ammortizzato dal posizionamento della fotocamera, che comunque sia, quando si parla di professionali, stiamo parlando di quasi dai 5.000 euro diciamo in su. Poi Nikon Z8 costa meno, 4.600, però siamo sempre lì. Quindi è un prezzo, è un costo che per l'utente finale viene ammortizzato e quasi non viene percepito. Mettere un sensore stacked su una tuttofare che deve per forza di cose costare entro 3.000 euro è già più difficile. E quindi questa idea è geniale, secondo me è tanto semplice quanto geniale, esattamente come il dual stream, il mirino dual stream di Z9 e Z8. Io ve l'ho detto, è una soluzione tanto semplice quanto geniale, e questa è altrettanto. Perdete qualcosa? Sì, ormai l'avete già visto in tante recensioni, tanti video, perdete qualcosa in gamma dinamica, circa 2 stop, però secondo me il gioco ne vale la candela. Perché? Perché in realtà avete una macchina talmente veloce da pareggiare le potenzialità di Z8 e Z9. Con lei potete scattare con un otturatore elettronico, c'è anche il meccanico, si ferma a 14 frame per secondo, che è già una super cadenza. Con un otturatore elettronico arrivati fino a 20 frame per secondo, full frame, 24 megapixel, RAW più JPEG fine, e poi potete salire a 30-60 in JPEG normal, esattamente come Z8 e Z9, fino a 120 frame per secondo, a 10 megapixel in formato DX, quindi in APS. Capite che è una velocità pazzesca per una tuttofare, cioè non c'è altro, non viene pareggiata da nessun'altra macchina se non da una vera professionale Nikon. In più, questo sistema, grazie appunto anche al processore X-Speed 7, che è lo stesso della Miraglie, vi garantisce un rilevamento, un tracciamento AF di pari portata. Quindi fondamentalmente avete sempre un riconoscimento fino a 9 soggetti differenti, avete il 3D tracking e avete l'affidabilità che potete trovare su una miraglia. Poi, i punti sono meno? Assolutamente sì, perché non arriviamo ai quasi 500 di Z8 e Z9, ma ci fermiamo ai classici 273 al rilevamento di fase di contrasto. La pecca qui è che in punto singolo non potete utilizzare il riconoscimento, però vi serve o non vi serve. In realtà a 30 frame per secondo, anche a 60, la macchina ogni tanto il fuoco lo può perdere in determinate situazioni, però stiamo parlando di 3-4 fotogrammi su tutti quelli che può fare. Direi che, cioè, è un'ottima prestazione. L'algoritmo è stato migliorato notevolmente, secondo me, e questo miglioramento lo notate dalle potenzialità in più che ha. Mi spiego: in foto riesce a tenere a fuoco l'occhio del soggetto anche se un altro soggetto gli passa davanti, quindi quando viene oscurato perde il fuoco, ma appena lo rileva nuovamente ritorna sull'occhio, destro o sinistro a seconda di quello che voi volete. E anche in video, perché quando accade la stessa identica cosa in video, anziché quando il soggetto è impallato, diciamo, da un oggetto o un altro soggetto, anziché andare a perdere il fuoco su tutta la scena come solitamente accade, la scena va tutta a fuoco fino a che non ritrova il soggetto principale, a quel punto mette a fuoco solo lui e sfoca tutto il resto. Quindi è una soluzione, è un algoritmo che è stato molto migliorato, è più affidabile anche su 273 punti. Quindi brava, brava Nikon, non ha sbagliato una. E
Quindi chiaramente è una macchina super veloce, super prestazionale, e ci sono cose che Z8 e Z9 non fanno, o perlomeno non ci arrivano. Per esempio, la stabilizzazione. Questa macchina ha una stabilizzazione interna fino a 8 stop. Z8 e Z9 si fermano a 6, quindi è addirittura più performante in stabilizzazione. 6 stop non fanno schifo, sono van benissimo. È ovvio che 8 stop in stabilizzazione, soprattutto in video, ecco, 2 stop in più li sentite, li percepite, soprattutto quando andate a registrare magari in formato ridotto o perdete delle porzioni di inquadratura. Quindi devo dire, ottima soluzione. E questo ci introduce al video. Ora, disclaimer, sempre valido, non sono un videomaker, si sente, si vede e quant'altro, lo sapete. Non sono io che vi devo dare informazioni sui video, però due cose ve le dico. Questa macchina fa, ed è l'unica in questo segmento delle tuttofare professionali, a riuscire a darvi il 6K60p con registrazione interna. Potete registrare in RAW, potete registrare in ProRes, HQ, H264, H265, tutti i formati disponibili con registrazione interna illimitata. Lo fa anche GH7, ma in micro 4 terzi. Quindi capite che è una macchina totale per un videomaker. E di più, il jack per le cuffie è line in, quindi voi potete collegare un mixer per registrare concerto? Sì, ok, un concerto. In realtà potete registrare un più persone su un palco con la stessa identica fedeltà audio, tutto internamente. È una macchina da questo punto di vista davvero totale, secondo me, per un certo tipo di pubblico. Ovviamente lo scotto da pagare è questo e ve lo dico con molta sincerità, perché è ovvio che questo display, questa conformazione di display estraibile, orientabile, è quello che va per la maggiore, soprattutto per una macchina ibrida, perché deve essere così. Però per un mio limite personale io non riesco a centrare le immagini, io metto tutto centrato quando sono così, ok? Quindi avrei preferito una doppia cerniera. È anche vero che, ripeto, far stare una doppia cerniera in questo prezzo era molto molto difficile, quindi ci sta, lo scotto da pagare, io lo pagherei volentieri per una macchina del genere, ve lo assicuro. Una cosa clamorosa poi di questo modello è il mirino migliore della categoria, e ve lo dico senza ombra di dubbio, provateci a trovare un mirino migliore ad oggi su una tuttofare da 24 megapixel, quasi 6 milioni di punti, corrispondenza a colore DCI P3, tanto per dire, come il vostro MacBook, identico, e luminosità di picco fino a 4000 nits. E tanto per fare un altro esempio, il telefono che avete in tasca, lo smartphone che avete in tasca, e sto parlando di un top di gamma, quindi dai 1200-1300 euro in su, perché tutti gli altri non fanno testo, arriva ad una luminosità di picco del display di 2000 nits, la metà. Su un pannello come questo, che ha un oculare molto molto più grande, molto più comodo. Ciò vuol dire che voi potete vedere bene in qualunque condizione, con qualunque condizione di luce esterna. Tanto per dire, potete usare anche gli occhiali da sole, che poi voi dobbiate farlo, no, non dovete farlo, però potreste farlo. Quindi devo dire che è il mirino davvero migliore della categoria e non ci piove, sfido io a trovarne uno migliore ad oggi, provateci. Quindi è una macchina estremamente completa, anche a livello ergonomico. Utilizzarla è una macchina che si può utilizzare bene sia in studio che fuori, io lo sapete, l'ho provata in studio da Nikon e soprattutto l'ho provata come piace a me, ovvero uscendo per le strade a fotografare. Rispetto a Z6II è leggermente più grande, e questo leggermente più grande vuol dire che l'impugnatura è salda, il mignolo non esce, e questa è la dimensione giusta. Quindi va bene il mirrorless, piccole, compatte, leggere, fantastico, ma per chi le usa, per chi usa una macchina fotografica per lavoro, deve avere una presa salda, e questa ce l'ha. Tra l'altro i pulsanti sono messi tutti in linea anche sopra, quindi sono di facile ritrovamento se vogliamo. E poi la soluzione di Nikon di mettere i pulsanti FN di fianco al bocchettone dell'ottica, secondo me è fantastica. Io è una conformazione che veramente mi piace veramente tanto, la trovo comodissima, quindi
È una certezza questa, perché Nikon lo fa sempre, però. Doppio slot, CF ed SD, quindi comunque vedete che anche sulle tuttofare questa opzione inizia a diventare importante, proprio per le potenzialità che ha questa macchina, perché per registrare in maniera illimitata a queste cadenze serve una scheda CF, e la stessa classica batteria Z che trovate sugli altri modelli. Ecco, questa vi devo dire che la macchina è talmente potente che, insomma, con una singola batteria, se voi fate sia foto che video tutta la giornata, quindi la stressate abbastanza, ecco, a sera non ci arrivate. Quindi un'altra batteria dovreste avercela. Chiaro, per un utilizzo normale vi basta, ma se voi ci dovete lavorare, quindi fate sia foto che video costantemente durante il giorno, un'altra batteria davvero è necessaria. Non ci sono difetti. Non sto scherzando, questa macchina non ha difetti. L'unico difetto che possiamo trovare, che c'è, che ce n'è uno, però è veramente, perché devo trovare sempre qualcosa che non va nelle macchine, perché sennò non si può fare. Ecco, l'unico vero difetto che c'è è che questa macchina ha un menu Nikon. Mi dispiace per Nikon, però il menu è datato, il menu andrebbe aggiornato, non è intuitivo, è macchinoso e esteticamente... poi vabbè, l'estetica non è mai la cosa più importante del mondo, però io ci tengo abbastanza tanto, a dire la verità. Però appunto è macchinoso, non è intuitivo, e un ringiovanimento del menu secondo me sarebbe necessario. Per il resto è una macchina che è a prova di intemperie, di infiltrazioni, resiste a temperature fino a meno 10 gradi. Ripeto quello che ho detto all'inizio, con Z62 non ha nulla a che vedere, ha solo un nome. In realtà è una macchina completamente differente, che butta Nikon nella mischia, ma con tanta cognizione di causa. Nikon ha fatto un super prodotto, secondo me, e wow, è per questo che ne sentite parlare bene da tutti, perché effettivamente è una macchina pazzesca. Mi spiace veramente tanto doverla restituire, nonostante io, lo sappiate, non sono un Nikonista, quindi capite che il mio entusiasmo è effettivamente vero, perché sennò lo sapete. Allora, detto questo, il prezzo è 2900 euro. Io non so se l'ho detto all'inizio, perché non me lo ricordo, però nel caso lo ripeto, 2900 euro sono totalmente giusti. E non tutti quelli che criticano il prezzo, ma costa tanto. No, non costa tanto. Per quello che offre questa macchina, è il prezzo giusto, senza contare che tutte le macchine nella stessa fascia di prezzo, cioè nella stessa, non fascia di prezzo, nella stessa, sì, nella stessa segmento di mercato, sono nella stessa fascia di prezzo. Nessuna sfora i 3000, nessuna costa meno di 2700 euro. Quindi capite che è un prezzo giusto per quello che fa, e fa veramente tanto. Quindi diciamo che da me e da Nikon Z63 è tutto. Ci vediamo la prossima volta con qualcosa di molto molto nuovo. Ciao!